Abbiamo avuto tanti visitatori anche ieri, oggi, stamattina. Infatti adesso si può vedere che ancora gli stand sono presi d'assalto per informarsi, per vedere e provare lo sport. Abbiamo avuto dei bellissimi convegni, dal tifo civile al gioco, sport in gioco del CSI. Abbiamo fatto un workshop interessantissimo sulle alimentazioni, sull'evoluzione dell'alimentazione sportiva. Stamattina bellissimo un altro convegno del Rotary sulla disabilità e tra l'altro ci sarà una coda che è un'esibizione di tennis in carrozzina da parte di campioni che vengono da Cremona. Quindi visitatori tantissimi, tanti sport da provare, tanti sport da vedere. Quest'anno abbiamo avuto anche il campo CONI a disposizione con prova lo sprint, i salti e i lanci, con l'arrampicata, il crossfit. Cioè, devo dire che oltretutto una grande partecipazione anche dello sport paralimpico con diverse discipline presenti, il calcio, il tiro con l'arco, l'equitazione, la pallacanestro. Quindi devo dire che una edizione molto ricca, ma ricca anche di visitatori, ricca anche di ragazzi che sono venuti a vedere. E qual è l'immagine che rimarrà nella tua memoria di questa edizione? Beh, è difficile scegliere. Potrei dire una, è magari con una riserva anche. Una è questa. Il grande campione Antonio Rossi, plurimedagliato olimpico, e il grande Perry, presidente del CONI, anche egli un grande campione della canoa, che reggevano il nastro di inaugurazione, e tre bimbi piccolini, molto piccoli, tagliavano il nastro. Quindi era proprio l'immagine che dimostrava che un po' di passaggio tra i due momenti dello sport, lo sport già vissuto degli adulti, dei grandi campioni, i bambini che accedono a questo luogo, che è un luogo prettamente di sport e di aggregazione e di festa.